Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, questo è un vlog un po' particolare perché dal momento che comunque siamo in quarantena, adesso che vabbè c'è la fase 2 e non si può partire, quindi non posso ovviamente fare vlog in cui sono in viaggio, ho deciso che visto che oggi sarà la prima volta che andrò al mare dopo un anno praticamente, perché l'ultima volta che ci sono andata era l'estate scorsa, ho deciso di fare questo mini vlog dal momento che adesso sono tipo le 11 di mattina e io sto uscendo. Mi sono preparata, mi sono fatta la doccia, mi sono vestita, ho fatto colazione e adesso appunto esco. Non mi perdo in chiacchiere perché sennò ovviamente non avrebbe senso fare questo vlog e niente, andiamo. Ok, ovviamente ho preso anche la mascherina e la metto qui al momento perché ovviamente adesso non c'è nessuno, però appena andremo a fare la passeggiata me la metterò. Saluta! Ok, adesso prendiamo la macchina, saluta! C'è un sacco di vento. Comunque abbiamo preso i calamari e un pezzettino di pizza con il pesce. Ok, ora c'è un sacco di vento, quindi non so se si sentirà. Sì, ho messo gli occhiali e adesso stiamo facendo una passeggiata alla Darsena. Niente, la gente mi guarda male, però vabbè. Ho mangiato poco in teoria, però mi sento benissimo. E adesso appunto per smaltire quello che ho mangiato, dato che appunto non ho mangiato bene, devo camminare. Comunque non vi ho fatto vedere come mi sono vestita oggi. Mi sono vestita con questa camicetta di Zara e vabbè la cinta, poi i pantaloncini che sono di Tube 2 e delle McQueen. Non è proprio uno stile da mare, però vabbè. Adesso cammineremo qui e poi andremo al mare, sempre camminando. Ok, siamo arrivati al mare, quindi da dove stavamo prima adesso siamo al mare. Questo per esempio è uno stabilimento, vabbè, c'è una piscina, mi viene da piangere perché in questo momento invece di stare a camminare qui vestita vorrei stare al mare. Allora, siamo al mare e come potete notare e ora sono con la mia famiglia. Loro stanno qui, mia madre sta qui e vabbè. Ora, sinceramente non so se si senta qualcosa, però volevo dire che l'ultima volta che avevo messo il TikTok con Davide, che tutti avevate commentato, sì, ma le mascherine, assembramenti e tutto quanto, io vi farei notare quello che c'è qui. C'è la gente che comunque assembramenta e sta facendo il bagno, quindi... Dove andiamo? È finito, sei. Dai. Ciccione. Che cretinate, guarda. Adesso stiamo andando via. Comunque in questo momento precisissimo siamo appena arrivati a 10.000 iscritti. Vi amo troppo. Che molto probabilmente voi vedrete questo video quando io già avrò pubblicato la sorpresa per i 10.000. Comunque questo è l'esatto momento in cui ci siamo arrivati, quindi grazie. E adesso in realtà la giornata non è finita, cioè nel senso stiamo tornando a casa, no, cioè stiamo tornando dal mare, quindi non siamo più qui. Però comunque adesso andremo al supermercato, penso. Giusto? E poi aperitivo. Ah, giustamente stasera per festeggiare faremo un aperitivo con tante cose schifose, anche se stiamo a dieta. Come potete notare adesso sto camminando su questo ponte, qui c'è il Tevere. Ciao! La macchina è stata tutto il giorno al sole, vi lascio immaginare cosa c'è dentro. Ecco, adesso apro. Ok, no, non si respira. Ok, si muore di caldo. Cioè, sembra estate, come se fosse estate. Cioè, sembra aperto il finestrino, ovviamente, perché sennò moriamo veramente. Gianluca, saluta. Ma con il caldo io sto mettendo la mascherina, adesso mamma mi darà anche i guanti. Stiamo andando in supermercato dove non siamo mai andati, si chiama M+. Siamo qui, adesso prenderò queste, perché stasera appunto dobbiamo fare l'aperitivo. E quindi mi devo un po' rifornire, anche se abbiamo un sacco di schifezze a casa. No, queste fanno ingrassare. Vabbè, è meglio. No, ce l'abbiamo. Ok, siamo tornati in macchina in questo momento. Vabbè, appunto, adesso torniamo. E prima passeremo in una gelateria che si trova vicino a casa mia. Che ho voglia di gelato. Sono cicciona. Sei ancora con la mascherina, stai? Sì. Sì, beh, stile. E Gianluca si prenderà il gelato, ovviamente. No. Tutta Nutella. No. Vabbè, io prenderò il gelato. Indovina che gusti prendo? Prendo i buchi. Dopo il pistacchio. Dai, bravissimo. E secondo te prendo il cane o la coppietta?
cosa di bene, c'è fame? Prendo il cono o la coppietta? Dico il cono, però non è... Ok, e la prendo la panna? No. Mi conosce veramente. Ecco il gelato. Ho preso qui il pistacchio, non so se si vede. E adesso lo mangio e poi lo scioglio. Comunque il gusto cookie io penso che l'abbiano inventato per me, perché ci sta. La crema, che è uno dei miei gusti preferiti di gelato, cioè anche quando ero piccola prendevo sempre soltanto crema, mischiata a Nutella e pan di stelle, che sono i miei biscotti preferiti. Ovviamente faccio le scale, tiro un po'. Continuerò, anche se non rientrerà nell'argomento del video, che era appunto come andavo al mare, però vi faccio vedere anche l'aperitivo e tutto quello che faccio. Ok, comunque come avrete visto, mi sono cambiata, mi sono vestita un po' per casa e mi sono appena accorta che mi sono praticamente bruciata le gambe stando al sole dove sono appunto stata. Adesso mi sto un po' rilassando sul terrazzo perché ho abbastanza sonno. Sto editando un video che sarà una sorpresina per voi, quindi niente, adesso faccio questo video e poi faccio vedere cosa mangio per cena e cosa faccio per il resto della giornata. Siamo in camera sua e lui mi ha detto di fare una cosa che non ho capito cos'è. Allora, sono usciti dei, diciamo, giocatori su FIFA. E siccome ci stanno dei pacchetti, adesso lei ovviamente lo deve aprire. Se non mi trova uno forte, mi uccide. Oh, potrebbe essere qualcuno forte. Insomma, per andare meglio, però vabbè. Per andare meglio. Sì, sì. Ok, in questo momento sono le 7:30. Vabbè, stiamo mangiando un po' presto. Comunque, ecco quello che mangeremo. E vabbè, mia madre ha fatto un po' di pizza, poi vabbè, lei ha la sua dieta. Poi qui tutti fritti, qui patatine, noccioline, una specie di insalata, peperoni e questo è l'Aperol. Anche vabbè, va. Che stavo facendo il video della giornata perché non so mai mancare su TikTok. Ok amici, in questo momento sono illuminata come al solito perché metto sempre troppa luminosità. Ok, sono tipo le 8, non so, 8:30 e è ancora giorno. Io adoro l'estate o comunque questi mesi perché fa giorno sempre più tardi e questa cosa è stupenda, anche se a me piace molto la sera. Non è finita qui la giornata perché stranamente da giorni in cui non faccio nulla dalla mattina alla sera passiamo a giorni in cui faccio tutto dalla mattina alla sera. E questa sera abbiamo deciso di fare una passeggiata. Hanno deciso di fare una passeggiata. E quindi che faremo? Una passeggiata. E per smaltire anche un po' tutto lo schifo che ho mangiato, perché non vi ho fatto vedere, ma ho mangiato anche dei biscotti dopo aver cenato. Niente, detto questo, adesso mi preparo, mi vado a mettere una felpa perché tra poco comincerà a far freddo. E quindi adesso vi faccio vedere come mi preparo. Siamo dal vlog di andavo al mare. Ah, come si dice? Tipo quello tipo preparatevi con me. Adesso mi viene il nome, vabbè, quel video lì. Che felpa metto? Ok, mi vesto così. Quindi vabbè, con i pantaloncini, questo top e questa felpa con le all star basse. Però non vi porto con me per il semplice fatto che sto implica che dovrei portare anche la macchinetta fotografica, quindi sarebbe un problema. E quindi vi farò dei video con il telefono, si noterà il cambio di qualità, però vabbè, comunque ve lo faccio per rendervi sempre partecipi. E niente, adesso vado. È tipo bellissimo. E niente, adesso la miriamo felici e contenti. Come sono abbronzata con le gambe prima. Cosa il telefono? Ok, io e mio fratello siamo tornati due neonati. Ciao a tutti, ok, come potete notare sono tornata in camera e ho molto sonno perché ho camminato tipo per un'ora con i miei. Quindi adesso, niente, dopo una giornata molto stressante. Saluto a tutti. Ciao. Saluto anche lui. No, sto facendo una cosa. Allora, salve a tutti. Oggi giorno 25. Virginia è sempre qui con noi. E niente, oggi abbiamo camminato tanto e... Spiegare i minuti. No, invece mi preoccupiamo di chiedermi. Allora, fatemi sapere se questo tipo di video in cui faccio dei mini vlog di quello che faccio durante le giornate può interessarvi. Niente, in realtà non c'è molto da dire. Non c'è. Vi ricordo di seguirmi sia su Instagram che su TikTok, mi chiamo così, ma comunque ve lo metto sempre scritto nell'info box. Seguite anche a me, giuro che è bella. No, lui non lo seguite perché è brutto. Oggi è stata una bellissima giornata, appunto perché ho mangiato, tanto ho fatto per tante cambiare. Cose belle, è adatta per cambiare. Però da domani dieta. Da lunedì dieta. È domani lunedì. Quindi dieta. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete like. E quante visualizzazioni vuoi per questo video? Secondo te quante ne merita? Boh, 30.000. No, così sì. 30.000, vabbè. Non è tanto. E niente. Ci vediamo al prossimo. No, lo vedi insieme a me? No.
3, 2, 1. Ci vediamo al prossimo video.